Carissimi, il mio più cordiale benvenuto. Ciao a tutti. Allora, sono Alessio Peluso e in questa piccola pillola, più che tutorial, vuole essere una indicazione. Questo tutorial non certo per i geni e i maestri di questo stupendo, favoloso strumento, ma per chi si avvicinasse magari, forse per la prima volta, a questo strumento, appunto. Quindi, niente, andiamo a vederti che cosa si tratta. Propongo in questo tutorial il cambio di armonica. Quando è utile questo cambio? Ci torna utile quando, ci trovassimo nella situazione particolare di dover suonare un brano, che è, per suonarlo, appunto, occorrono cambi di tonalità. Quindi, questa supponiamo sia un'armonica in Do, va bene? Questa della Suzuki, la B2 della Suzuki. Quest'altra invece è un'armonica della Hörner, la CX12. Facciamo finta, dico facciamo finta perché in realtà è in Do, ma facciamo finta che sia in Re. Non ne ho disponibili a casa, le ho cercate, quindi non ne ho trovate, le ho solo in Do, cromatiche. Quindi l'esempio comunque funziona lo stesso, ecco. L'importante è capire e imparare come si esegue, soprattutto nella sua biomeccanica, cioè come effettuarlo. Va bene? Vediamo di che si tratta. Allora, io suono, sto suonando. Ho bisogno di cambiare l'armonica perché voglio suonarla in un'altra tonalità. Bene, levo, afferro con indice e pollice, alleggerisco la presa in modo che rota in basso e la afferro con le tre dita ultime, anulare, medio e mignolo, mignolo, anulare e medio, lasciando un certo spazio all'inizio della armonica che è andata, che è caduta giù in verticale, vedete? Questo spazio mi consentirà di appoggiare dolcemente l'altra armonica su, sostenendola con le due dita. Ok? Ci siamo? A questo punto ripeto l'azione. Levo quella sotto, lascio roteare quella sopra e l'afferro, ripeto, in questo modo. Non afferratela così. Perché? Perché se la afferrate in questo modo, quando la appoggiate l'armonica sopra, la successiva armonica sopra, fate rumore. E sono rumori questi comunque fastidiosissimi, soprattutto se nelle vostre prime session utilizzate un microfono acustico, un microfono. Ecco, quindi di conseguenza lasciate un po' di spazio tra le due armoniche, in modo che vi sia il cuscinetto ammortizzante delle dita che non le faccia toccare, va bene? Chiaramente qualche rumorino minimo ci sarà, ma non c'è problema, col tempo migliorerete la tecnica. Quindi, vediamo i comandi. Levo quella sotto, la roteo quella sopra e la afferro con le ultime tre dita. Ripoggio questa sopra, afferrandola solo con pollice e indice, mentre le altre tre afferrano quella sottostante. E ripeto l'azione. Levo, roteo, afferro, poggio. Di nuovo, ripetete con me a parole. Levo, roteo, afferro e poggio. Un'altra volta. Levo, roteo, afferro e poggio. Ok? Fate questo esercizio tantissime volte fino a quando vi sentite sicuri. Non preoccupatevi di essere lenti, dovete essere lento. I più grandi artisti al mondo che utilizzano musicisti questo strumento dicono che il loro segreto sta nel fatto di suonare, di scandire bene le note lentamente, slow. Ok? Bene, vediamo in pratica come si effettua.
Ok, buon divertimento e fatemi sapere. Alla prossima, ciao!